Bella ragazzi, come sempre Zampi vi parla e come potete vedere abbiamo appena superato questo red carpet che ci ha portato qui all'evento di Activision. Tra qualche ora riusciremo a mettere le mani su Advanced Warfare finalmente e non mancherò appunto di farvi avere tanti video, ci hanno già dato vari embargo e altre informazioni su quanto tempo possiamo mettere di gameplay e tutto il resto, vi spiegherò tutto in dettaglio più tardi. E quest'oggi siamo stati in una sorta di parco divertimenti che è stato davvero figo, magari vi metterò sotto qualche immagine mentre sto parlando, e nei prossimi giorni invece aprirà la fiera e quindi saremo tutti diretti lì. E quindi ecco, non mancherò di tenervi aggiornatissimi, ci vediamo presto con i prossimi video, bello! Ebbene ragazzi, eccoci qui, Call of Duty Advanced Warfare. Le immagini che state vedendo sono davvero in anteprima esclusiva assoluta, e grazie ancora una volta ad Activision. E allora, dovrò essere veramente velocissimo perché come vi ho detto per motivi di embargo non possiamo caricare più di un tot di minuti di gameplay. Quindi partirò subito dicendovi che in questa partita stavo giocando la modalità Hardpoint, che altro non era che la vecchia postazione che abbiamo visto anche in un altro COD, sicuramente vi ricorderete quale. Allora, innanzitutto devo dire che sono felicissimo che abbiano ripristinato questa modalità perché veramente era una delle mie preferite. E diciamo che la mappa prende le mosse sulla pianta di un carcere e quindi veramente ci saranno delle zone da difendere e da attaccare, secondo me veramente ben studiate. Questa è per me, tra le quattro mappe che ci sono state fatte vedere, quella che a mio giudizio è più bella, veramente, mi ha colpito davvero tanto. E che altro dire? Allora, devo essere sincero, Call of Duty Advanced Warfare può essere un gioco che a prima vista potrebbe non piacere a tutti. Questo perché? Perché sicuramente, come vedrete dalle immagini che stanno scorrendo sotto di voi, ha un tocco decisamente più futuristico, ma questo non significa che sia un male. Diciamo che in genere io sono uno di quelli che alla vecchia maniera preferirebbe avere il COD come è sempre stato, puro, semplice e così. Però devo dire che dopo averci giocato per più di un'oretta e mezza mi sono completamente ricreduto. Questo è un COD completamente nuovo, diverso ed innovativo. Penso che lo capiate anche dalle immagini. Cos'è che rende questo gioco così diverso dai suoi predecessori? L'aggiunta di una nuova armatura che si chiama Exoskeleton, da come ce l'hanno presentata lì, e praticamente questa armatura permette al vostro soldato di essere più agile, più forte e più veloce nei movimenti. Praticamente, come potrete vedere, adesso i salti sono raddoppiati, potete scartare di lato velocemente, potete rinforzare la vostra corazza, potete farla mimetizzare. Che tra l'altro la mimetizzazione secondo me è un po' una stupidaggine perché si vede anche di più che quando si è normali. Insomma, tante grandi novità, e questo fa sì che il fatto che ci sia questo doppio salto, che si sfrutti molto di più la verticalità della mappa. Infatti, come ci hanno detto i programmatori durante la conferenza, questo Call of Duty, le mappe di questo COD sono state sviluppate anche e soprattutto nel senso verticale, perché appunto bisognerà imparare a gestire al meglio questa funzionalità se si vuole sopravvivere in questi scontri a fuoco. Devo dire che le prime partite sono state veramente, veramente impegnative, perché vi trovate praticamente davanti a un COD completamente, completamente rivisto da capo. E veramente sono contento di questa cosa perché, da come hanno detto gli sviluppatori, sono 3 anni che ci stanno lavorando ed è completamente next gen questo gioco, cioè non è cross gen come abbiamo visto magari in Call of Duty Ghost. E quindi veramente sono tanto fiducioso su questo titolo e, come vi ho detto fino ad adesso, mi ha colpito davvero tanto a prima vista. Parliamo poi delle armi. C'è chi si aspettava una rivoluzione completa, futuristica, ai massimi livelli, invece no. Ci sono armi di questo genere, tipo una sorta di mitragliatrice leggera che però funziona come un cannone laser, che però diciamo dopo un po' si surriscalda e quindi tutta questa potenza bisogna gestirla bene, perché altrimenti ci si ritrova con un ferro rovente in mano che non può sparare. Altre novità, diciamo che sono tornate le score streak, come vedrete dai menu, che non sono sicuro se posso farvi vedere, comunque vi spiego in breve. Sono tornate le score streak, sono tornate le wildcard, insomma voi avrete 13 punti
nel quale poter sistemare tutte queste cose, come è sempre stato, diciamo, se voi mettete l'arma principale con tre accessori, poi mettete sei score streak, via così, potete arrivare al massimo a riempire 13 slot, dopo di quelli avete finito. E grandi novità ci sono anche dal punto di vista della personalizzazione dei vostri personaggi, perché adesso veramente potete creare il vostro alter ego plasmandolo a vostro piacimento. Potete scegliere l'armatura che porterà, gli occhiali, l'elmetto, i guanti, i pantaloni, le scarpe, persino i calzetti potrete arrivare a scegliere. Diciamo che questa non è una funzionalità che a me interessa più di tanto, diciamo che io voglio giocare e basta, quindi anche se vado con uno con un fazzoletto in testa per me non ha interesse, però sono sicuro che tra di voi ci sarà qualche maniaco che si divertirà nel perdere tempo a fare queste cose. E allora, diciamo un'ultima cosa, che veramente secondo me questo è stato un COD che è stato realizzato veramente seguendo le esigenze dei giocatori, perché potete, tramite il modo di gestione che vi ho detto prima delle classi, veramente organizzare, come hanno detto anche i programmatori, il vostro stile di gioco. Se siete dei rusher potete combinare score streak e armi leggere in modo da correre di più, mettere perk per la vostra armatura che magari vi permettano di essere ancora più veloci o di fare meno rumore. Insomma, c'è veramente tanto da sbizzarrirsi e sicuramente un'ora e mezza di gameplay non basta per scoprire appieno tutte le novità di questo titolo, che secondo me veramente va provato molto più a lungo. Però per come prima prova devo dire sono rimasto davvero piacevolmente colpito e spero che questo video vi sia piaciuto. Non è molto approfondito perché ne arriveranno altri due come minimo, penso, però appunto per motivi di embargo devo trattenermi e non potendo caricare video di 20 minuti devo selezionare un po' le cose da dire. Diciamo che questa è stata un'infarinata generale su questo nuovo Advanced Warfare e nei prossimi andrò ancora più in profondità. Quindi che dire, io spero che questo video vi sia piaciuto, in caso di lasciare un bel mi piace, un commento, se non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale. Noi ci vediamo con un prossimo video. Bella ragazzi, ciao da Zampetti, bella!